Come ogni mercoledì, appuntamento con la nostra rubrica In cammino nei parchi dell'Emilia Centrale in collaborazione con l'Ente Parchi. Questa stagione è dedicata alle vie storiche e oggi ci occuperemo della via Romeo Nantolana. Vediamo la scheda. Via Romea Occidentale, partenza a Fanano, arrivo alla Croce Arcana, tempo di percorrenza 3 ore e 30 minuti, dislivello 1000 metri, difficoltà escursionistica media. Con noi oggi avremo Massimo Turchi, benvenuto, dell'associazione ECO che sarà la nostra guida appunto. Partiamo da Fanano, poi cosa vedremo? Buongiorno, vedremo, sarà un lungo cammino. Da Fanano cercheremo ospitale, d'ospitale raggiungeremo la Croce Arcana, quindi il confine con la Toscana. Ci stiamo incamminando, abbiamo passato il centro di Fanano. Com'è che nasce Fanano sulla Romea? Fanano nasce proprio su questa strada di percorrenza. E quando i Longobardi si insediarono a Fanano e fondarono un monastero e un ospizio per pellegrini, e fu Anselmo, che divenne poi Sant'Anselmo, a fondare questo monastero, e 2 anni dopo scese in pianura e fondò Nonantola, e parliamo dell'anno 749 d.C., quindi un bel po' di tempo fa. E Fanano crebbe, cioè la strada ha dato la ricchezza e la prosperità di Fanano, proprio il passaggio con la Toscana. E sono molte le cose da vedere a Fanano, perché insomma faccio la persona di parte, perché sono di Fanano e promuovo il mio paese. Tra le cose interessanti c'è appunto questa chiesa, che comunque è del 1200 e nasce come punto di aggregazione dei fedeli fananesi, anche se la chiesa più antica sarebbe dedicata a San Colombano e sorge ancora sul cucuzzolo che è dietro questa chiesa qua. Noi ci passeremo lì di sotto. Siamo appena partiti, ma incontriamo già un'altra chiesa. Questa invece di cosa si tratta? Questa, cioè, come hai potuto capire, a Fanano ci sono tante chiese. Questa è dedicata agli emigranti, la chiesa della Madonna del Ponte, appunto, che gli emigranti hanno voluto costruire a Fanano per ricordare il fatto che loro, molta popolazione, molta gente è partita da Fanano per cercare migliori condizioni di vita. E qui di fronte c'è una statua, c'è un monumento, è collegata alla chiesa? Sì, perché come puoi leggere, è dedicato a Felice Pedroni. Chi non conosce Felice Pedroni, detto Felix Pedro, l'uomo che emigrante scoprì l'oro in Alaska, fondò una città, però dopo morì povero. Però comunque Pedroni, questa figura quasi mitica, i fananesi l'hanno assunto come simbolo della loro emigrazione. E qual è il legame che adesso ha Fanano con questo personaggio? È un forte legame, perché fino nel 2002 Fanano è riuscito a gemellarsi con Fairbanks ed è in atto ad oggi uno scambio, appunto, che coinvolge le due comunità. Il sindaco è venuto qua a maggio a imparare l'italiano. Ecco. Da per ospitale incappiamo in questo bellissimo paesaggio. Sì, è molto suggestivo. Qua siamo appunto al ponte della Madonna del Ponte, che si chiama Madonna del Ponte perché si riferisce a questo ponte. Ma qui, in questo luogo, in questa zona, è legata anche una leggenda molto interessante, perché coinvolge un tesoro di un brigante che aveva seppellito qua prima di dover andare in Francia, quando ci fu, pensiamo, quando nacque lo Stato italiano. E questi nipoti di questo brigante un giorno tornarono a cercare il tesoro che aveva seppellito il nonno, e il nonno aveva avuto la cura di fare una mappa, e sulla mappa c'era scritto Fanano, c'era scritto Madonna del Ponte, il mulino, e questo è il mulino della Madonna del Ponte. E quando arrivarono qua chiesero appunto di accompagnarli a questo misterioso sasso
a questo misterioso sasso che era lungo questo percorso. La signora, che allora aveva appena partorito, era un bambino piccolo, disse, acconsentì e lo accompagnò su, e loro presero, cominciarono a scavare e trovarono il tesoro. Una parte lo darono a questa signora e una parte le resto lo portarono via. Però, come sempre succede, questa è la storia che si presume vera, ma come sempre succede, poi cos'è accaduto? È accaduto che alla signora sono successe delle disgrazie, perché un bambino le è nato cieco, quell'altro è morto investito da un'automobile a Fanano, e allora di automobili non ne passavano tanto quante oggi, e allora la gente ha cominciato a pensare alla maledizione del tesoro, e quindi, visto che in questo sasso che è enorme, che si è aperto, c'erano delle impronte di zoccoli, nacque la leggenda che il diavolo avesse protetto il tesoro e che quindi avesse lanciato questa maledizione a quelli che erano venuti a scoprire. Però di questi nipoti francesi non si è mai saputo più nulla. Adesso invece dove stiamo arrivando? Stiamo arrivando a Punto Ospitale, un ottimo posto tappa. Nel Medioevo questo era luogo della sede dell'ospizio, dove i pellegrini, e non solo loro, potevano fermarsi e riposarsi prima del balzo finale, quindi prima di passare in Toscana. E da questo ospizio poi dove si andava? Da qui si andava in Toscana, e poi c'erano due direzioni da prendere: o si andava a Roma, e quindi dal Papa, oppure si andava a Santiago di Compostela. E San Giacomo è un santo ricorrente proprio lungo queste strade di pellegrinaggio, pensando che a Pistoia c'è la cattedrale dedicata a San Giacomo, dove c'è uno scapolare del santo, e poi c'è San Giacomo di Compostela, dove il simbolo è questa conchiglia che i pellegrini possono effigiarci quando una volta l'hanno raggiunto. Qui invece dove proseguiamo? Allora adesso dipende da quale passo uno vuole fare. Ovviamente se vogliamo andare alla Croce Arcana facciamo la strada diritta. Se volessimo prendere invece l'antico tracciato andremo a sinistra per Casa Cecchino e Lago Scafaiolo. Se invece volessimo raggiungere Cutigliano per un'altra strada, per il passo dell'acquamarcia, andiamo a destra. C'è una particolarità, perché il passo dell'acquamarcia, quando ancora c'era il Gran Ducato di Modena e quello di Toscana, e c'erano le guardie ai passi, no? Quello dell'acquamarcia era quello usato dai bracconieri o dai contrabbandieri, perché lì non c'erano le guardie, quindi potevano contrabbandare le merci tranquillamente di qua e di là dai due stati. E visto che il nostro obiettivo è la Croce Arcana, noi proseguiamo dritto? Sì, per la salita. Siamo giunti sul crinale, la fase finale della tappa di oggi. Siamo alla Croce Arcana. Che altezza ci troviamo? Siamo a 1660 metri ed è effettivamente il posto da dove finalmente si può vedere la Toscana, finita la salita e comincia la discesa. Qual è un po' la storia di questa zona? La storia è che questo è un antico passo, un passo che nasce quando viene fatto l'ospitale ad ospitale, e la croce lo testimonia, e la storia di questa grande frequentazione, di questo passo antichissimo, insomma. E se uno volesse continuare, diciamo, quali sono gli appuntamenti? Sul tema sempre del pellegrinaggio e della scoperta dei luoghi legati a quel periodo,
rimando tutti al 3-4 settembre, quando come l'associazione Eco organizzeremo 1 o 2 giorni a Fanano, dove il sabato organizzeremo un piccolo giochino alla scoperta della Fanano medievale, di quello che rimane e delle curiosità, con giochi, con quiz, con cruciverba e disegni, mentre la domenica sarà dedicata a una vera escursione, quindi l'ospitale, faremo il giro dei 2 passi, Lago Scafaiolo, Croce Arcana, ospitale, ripercorrendo molto i vecchi tracciati proprio. Allora, noi speriamo di avervi incuriosito, speriamo anche che ci seguiate nella prossima puntata della nostra rubrica la prossima settimana.